Ottava porta. Oh, ma sta parte finale sta andando proprio pam pam pam, tutto subito, sta tentando di aprire l'ultimo portale demoniaco a Hong Kong. Andrò subito dal capitano Black. Speriamo possa organizzare un volo per me. Un'altra cosa. Un altro giro alla casa d'aste? Vuole che tu vada alla casa d'aste. Zio, non c'è tempo. Il tempo c'è sempre, Jackie. Vai all'asta e comprami un drago d'avorio. Ah beh, certo. Ma zio, sbrigati, non abbiamo molto tempo. Lo so, zio, c'hai ragione. Vabbè, io mi prendo prima un po' di energia. Ma che poi, in tutta sta cosa, già il secondo demone che uccido con l'amuleto del drago, ma totalmente a random. Non sono neanche sicuro che fosse la soluzione giusta. Ha funzionato? Va benissimo così, punto. Prendiamo altra energia, grazie, e cerchiamo di vincere l'asta. 390, ma sembra un coccodrillo quello. È un rarissimo drago d'avorio. Intagliato a mano, questo articolo dal passato misterioso risale ad oltre 5.000 anni fa. La madonna! Se siete pronti, possiamo dare inizio alle offerte. Ma certo! Ok, sono il primo offerente. A me sembra più un coccodrillo che un drago. Ma comunque... Ehi, non t'azzardare, è mio! Secondo me ce la faccio, solo che vorrei non spendere tutti i 1.000 passadollari che abbiamo. Però se non mi sbrigo mi sa che qualcuno cerca anche di superarli. Ecco, appunto, stiamo avvicinando pericolosamente alla soglia, eh. Dovrei essere l'ultimo offerente. Andata. Aggiudicato a Jackie Chan. E vai, il drago d'avorio, che sembra un coccodrillo. Prendiamo ancora un po' di energia e andiamo a sfidare per, penso davvero, l'ultima volta, la sfida dello zietto. Anche se mi sa che a questo punto ho perso anche una delle sue sfide, perché se adesso mi dà una della magia, ho una magia in meno rispetto alla salute, in teoria. Dai, vieni zietto, facciamola finita. Tu sei il boss finale, lo so, dimmi la verità. Ecco qua. Preso. No, che è successo? Che davvero in sta prova il talismano del coniglio è la cosa migliore in assoluto, e lo smash del triangolo è l'opzione migliore per colpire più nemici in una botta sola. Perfetto. Ecco fatto. Aia, stronzi, smettetela di lanciare le vostre palle magiche. Oh. Eccellente, hai superato tutte le mie sfide. Ok. Ecco la tua. In realtà le abbiamo fatte tutte, non ne ho mancata neanche una, in teoria. Quindi abbiamo una magia in meno rispetto alla salute. Va bene, però, peccato. Non ne capisco il motivo, onestamente. Andiamo nel nostro nascondiglio. Ok, ho bisogno di un volo per Hong Kong. Qualcuno mi procura biglietti? Jackie, sono felice che tu sia qui. Dobbiamo sventare la peggior minaccia che ci sia mai capitato di affrontare. Sembra che Valmont stia tentando di aprire l'ottavo ed ultimo portale. Se ci riuscisse, il demone Shendu sarebbe libero di tornare in questo mondo, e noi non saremmo in grado di fermarlo. Tranne io, ovviamente. Shendu, il drago che sputa fiamme. Proprio lui. Non possiamo permettere che accada. All'hangar della sezione 13 c'è un aereo. Cos'è che ti aspetta quel posto? Per condurti ad Hong Kong. Recati alla stazione al più presto. Una volta arrivato ad Hong Kong dovrai trovare l'ultimo portale. È l'entrata principale del Moose World. Moose World? Il parco dei divertimenti? Esatto. Proprio quello. Stando ai nostri informatori, mentre parliamo, Valmont sta dirigendosi al Moose World. Devi partire subito. Buona fortuna, il mondo conta su di te. Proprio una cosetta da nulla, eh? Beh certo, voglio dire. Allora, mi fa piacere che Jackie Chan comunque le cose le prenda sul ridere, eh? Sempre a sdrammatizzare. Sta posa qui, io ti giuro, devo capire perché si sono ideati sta stronzata. Il Moose World di Hong Kong. Ah, il Moose World è dove abbiamo trovato quella cacchio di bambolina. Ti aspettavo, Chan. Voglio che tu assista alla fine del tuo mondo. Presto anche l'ultimo portale sarà aperto. Che bel posto e come ultimo combattimento, eh. La mia forma di drago. Non permetterò che questo accada, Shendu.
Non hai scelta. Eh beh, certo, ovvio. D'accordo, allora riprendi pure la tua forma di drago. Ti ricaccerò agli inferi come ho fatto con tutti gli altri demoni. Sono stanco della tua insolenza. È arrivato il momento di liberarmi di te. Lo farò io, ormai non puoi nulla contro di me. Eh beh, ovvio. Allora, bello. Dove apparirà ora? Vieni qua. Ah, ma adesso sono... Oh, non avevo visto che hai bisogno di più colpi per tirarli giù adesso. Ecco fatto. Scendi giù. Aia, non intendevo in questo modo. Cretino del cozzo, ti ammazzo. Ho bisogno di un po' di energia però. Aspetta. Ecco fatto, facciamo due cose tutte assieme. Mi sa che mi prendo l'amuleto, dov'è? Del cane, era quello dell'immortalità, vero? Allora dammi un secondo. Ecco fatto. Il tempo proprio giusto di prendere un po' di chi, eh? Ecco qua. Andiamo anche a prendere le ultime due casse. Perfetto, ora sono pronto. Venite, stronzi. Meglio il chi che la salute, no? Ecco fatto. Ecco qua, ti piacerebbe? Ancora? Ma che palle sta parte? Ecco qua, addio Shendu. O meglio, con la spada. Ma tu perché sei qua, scusami? Perché è qua anche lui? Dio, cosa ci fate qui? Siamo venuti ad aiutarti a sconfiggere Shendu. Certo. Ma Shendu non è ancora qui. La forma fisica di Shendu non ha importanza. Prendi questa. Conta la posizione del portale e lo spirito di Shendu. Scusami, ma il macio e la vipera perché sono qui? Io capisco il capitano Black, ma perché loro due sono qui? Ok. Esatto. Mi stavo chiedendo, ma perché non se lo porta con sé? Scusa, gli sta passando accanto. Siamo agli inferi, quindi. Fantastico.